Controlli a tappeto nel Pescarese per tenere a bada il contagio da coronavirus. Non occorre l'esercito, dice il prefetto Giancarlo Di Vincenzo a Daniela Senepa. Vediamo. 1.000 sanzioni comminate sin qui dall'inizio dell'anno e forze dell'ordine in trincea a Pescara e nel Pescarese. La lotta alla pandemia è anche questa. C'è grande stanchezza anche psicologica da parte dei cittadini, ma al momento di tenere duro, quindi i controlli continueranno ad essere intensi e inflessibili da parte delle forze dell'ordine, ma devo dire che c'è anche grande responsabilità da parte dei cittadini. E se più o meno ad alta voce a volte sale dal basso la richiesta dell'esercito su strada, il prefetto Di Vincenzo dice invece. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, l'attività delle forze dell'ordine è eccellente, la risposta è eccellente, anche i numeri che vi ho presentato poc'anzi lo dimostrano, ma anche situazioni particolari come comportamenti particolarmente irresponsabili che vengono accertati dalle forze dell'ordine denotano come la presenza sia capillare e costante.